Dunque, tema caldo di social network, educazione. Tema caldo perché già, come dire, la coppiata, il binomio apre tutta una serie di vissuti da parte di noi insegnanti in modo particolare, dato il contesto, ma in generale, che in qualche caso evocano potenzialità, in altri e molto più spesso almeno fino ad oggi hanno suscitato un po' di ansie, timori, preoccupazioni, problemi da affrontare. Questo per varie ragioni. Innanzitutto, secondo me, Stefania ne parla ampiamente nel libro, per l'ambiguità di alcuni aspetti specifici. Un semplice riferimento alla parola amico, che evoca tutto un altro tipo di significati nelle relazioni interpersonali. Nella gestione delle relazioni con le persone, perché già a partire per i nostri ragazzi, per i nostri studenti, per gli alunni, a partire dal concetto di amico si apre una serie di possibili dinamiche diverse nella gestione delle relazioni sociali, psicosociali o comunque delle relazioni interpersonali. Altro aspetto piuttosto, come dire, problematizzante è quello dell'identità personale. Noi abbiamo davanti come insegnanti alunni di diverse età, ma comunque in una fase evolutiva, in una fase di cambiamento, per cui la rappresentazione di sé, l'idea di sé, l'identità sono ancora variabili, non sono ancora definite, ammesso che poi nella vita si arrivi, come dicevamo prima, a un'identità chiara, concisa e definita per ciascuno di noi. Comunque le autorepresentazioni che i ragazzi danno nell'ambito del social network aprono dei problemi, delle difficoltà, delle domande a noi che li seguiamo. Direi che un altro degli aspetti che sono emersi, che emergono recentemente, è quello della sfida al potere, all'autorità, al potere autoritariale degli adulti. Se un tempo la sfida era gestita sotto piani che in qualche modo riuscivamo a controllare, quella che viene portata avanti attraverso i nostri social network è assolutamente incontrollabile, ingestibile da parte nostra. Altro problema che credo che qui dentro, ma in generale nelle scuole, tocchi molto e ci si ponga è quello degli ambienti di apprendimento che si moltiplicano, quindi dei linguaggi, delle modalità di comunicazione tra adulti e ragazzi che non stanno più nell'ambito specifico delle quattro mura della classe, ma che assumono le forme, delle modalità, degli strumenti di comunicazione diversi, quindi che ci aprono delle domande su come affrontarli, su come porci. Di tutti questi temi, di tutti questi aspetti e di molti altri, Stefania Manca ha parlato nel libro che ha scritto insieme a Maria Ranieri, Social Network nell'Educazione, e che è venuta oggi a presentarci. Ce lo presenta insieme a Manuela Delfino. Stefania Manca intanto è una ricercatrice dell'ITD CNR di Genova. Manuela Delfino è una collega esperta in tecnologie, coordinatrice della Commissione Tecnologie della Scuola, Funzione Strumentale, e insegnante ed esperta. Il libro è uscito molto recentemente, nel 2013, novembre, quindi è recentissimo, e niente, abbiamo avuto molto piacere a pensare che persona che lavora centinaia di metri da noi abbia, come dire, sondato a fondo questo tema, che soprattutto abbia colto l'occasione, io credo, non sono certo perché l'ho letto, abbia visto le aspetti positivi e le potenzialità, che è, riferimento a quello che dicevo prima, un po' un aspetto che per noi rimane ancora in generale un po' poco conosciuto. Ci fa piacere quindi parlarne con lei, con Manuela oggi, e io lascerei allora la parola, organizzandoci più o meno come abbiamo fatto in altre occasioni, e cioè con una parte di presentazione e con una parte finale, conclusiva di dibattito, per lasciare spazio alle domande vostre, visto che c'è questa opportunità interessante. Quindi lascio la parola a Stefania e a Manuela. Grazie Enrica, buon pomeriggio a tutti, grazie innanzitutto di questa opportunità, dell'invito che Enrica già alcuni mesi fa mi ha fatto di venire appunto qui a parlare, a proporre un po' quelli che sono i temi principali di questo libro, che appunto, come dicevamo, è uscito pochi mesi fa e che mi sembra di poter dire sia comunque rivestendo un certo interesse, soprattutto da parte della comunità degli insegnanti, degli educatori, di quanti
si trovano coinvolti a vario titolo tutte le questioni che riguardino la formazione, l'educazione e i processi di insegnamento e apprendimento. Quello che io ho cercato, Enrica, devo dire che ringrazio in modo particolare perché ha già messo in luce, ha già sottolineato alcuni aspetti cruciali e significativi all'interno del libro. Mi sembra che sia stata un'ottima lettrice, ha colto un po' quello che è stato anche lo spirito complessivo. Da un lato, come vedremo, si tratterà di mettere in luce le potenzialità, quelle che in termini anche tecnico anglosassone vengono chiamate le affordance che questi ambienti offrono dal punto di vista educativo. Dall'altro però bisogna tener conto anche di quelle che sono le criticità e le problematicità a cui si va incontro nel momento in cui si decide di rivolgere l'attenzione verso appunto i social network. Quindi all'interno del libro sono tanti i temi che abbiamo voluto affrontare, da una parte più concettuale in cui ci sono anche tutta una serie di definizioni teoriche, di riferimenti alla letteratura specialistica e non, e poi l'articolazione del libro principalmente è basata su tre nuclei concettuali principali che sono l'educazione ai social network, l'insegnamento e l'apprendimento con i social network e la formazione nei social network. Il libro ha a disposizione, mette a disposizione anche una serie di appendici a carattere più tecnico e alcune schede di buone pratiche, tra cui una scritta dalla vostra collega Manuela Delfino. Quello che io cercherò di fare in 40 erotti minuti che ho a disposizione è quello un po' di cercare di trasmettervi le idee principali di questo percorso che noi abbiamo costruito all'interno del libro e che, ripeto, cerca soprattutto di mettere in luce aspetti di positività da un lato e di criticità dall'altro. Prima di entrare nel vivo però ho ritenuto che forse potesse essere opportuno introdurre alcuni concetti fondamentali, anche un po' di terminologia base, anche se è vero che molti dei termini che poi ritroverete all'interno del libro li conoscete già, però alcuni magari sono tutti specialistici, un po' più per addetti ai lavori. Allora, innanzitutto una distinzione importante che la lingua italiana ci consente di fare è quella tra reti sociali e social network. Mentre qualunque testo in inglese vi troviate a leggere, spesso è desumibile solo dal contesto capire se si sta facendo riferimento a un concetto generale di rete sociale o a un sito specifico di social network, in italiano da questo punto di vista ci viene in aiuto perché forse anche come dire, a causa della nostra predisposizione ad adottare termini anglosassoni, però possiamo facilmente distinguere tra queste, all'interno di questa terminologia. Il concetto di rete sociale è un concetto che nasce molto prima chiaramente dei siti di social network e fa riferimento a qualunque struttura sia composta da un gruppo di attori, individui o gruppi, quindi si può parlare di una rete sociale composta da individui o da una rete sociale composta da gruppi, che sono connessi tra di loro attraverso diverse tipologie di legami sociali. Si tratta quindi principalmente di reti fisiche o in tempi più recenti di reti che si sono magari spostate o sono addirittura nate nel contesto virtuale, ma che fanno riferimento a motivazioni di unione, di coesione che possono essere di tipo lavorativo, culturale, sportivo, religioso e così via. Ciò che caratterizza una rete sociale, per essere come dire, anche estremamente sintetici nella presentazione del concetto, è il fatto di essere composto da una serie di nodi che possono essere individui o gruppi, appunto come dicevo poco fa, e da legami, ossia dalle relazioni che si instaurano tra i nodi all'interno della rete. Un sito di social network, networking, adesso a breve vi dirò anche qual è la differenza per chi magari ama questo tipo di sottigliezze anche linguistiche, è invece un servizio web che consente alle persone fondamentalmente tre cose: di costruire un profilo pubblico o semipubblico all'interno appunto di quel servizio web, di articolare una lista di altri utenti con cui instaurare delle connessioni, per intenderci la lista degli amici dentro Facebook, la lista dei follower o dei following dentro Twitter,
la lista delle connessioni dentro LinkedIn o così via. A seconda del servizio a cui ci riferiamo cambia anche la terminologia. Però il concetto principale è quello di avere appunto una lista di altri utenti con cui si instaurano appunto delle connessioni. E la terza caratteristica è quella di poter visualizzare e navigare questa lista di connessioni e di quelle di altri all'interno del sistema, quindi la possibilità di accedere alle pagine, ai profili degli altri, dei nostri amici su Facebook, a volte anche agli amici degli amici, di visitare comunque le schede o i profili che compaiono anche appunto su Twitter, su LinkedIn, su Google+ e così via. Qual è la distinzione secondo alcuni tra siti di social network e siti di social networking? Che mentre i primi fanno riferimento a una dimensione più statica, in cui in qualche misura lo scopo del servizio è quello di mantenere, di consolidare o al limite di potenziare delle connessioni preesistenti, no, secondo molti, e molti utenti ad esempio di Facebook lo usano per mantenere o coltivare relazioni, amicizie con persone che già conoscono, quindi al di fuori, nell'ambito della vita reale. Peraltro invece può essere anche un'occasione per allargare la propria rete di conoscenze, di contatti, di amici e così via. Ecco, da questo punto di vista alcuni studiosi preferiscono usare il termine sito di social networking per fare riferimento proprio a questa dimensione di creazione della rete, o quantomeno di aumenti, di creazione significativa della rete di contatti che viene effettuata proprio all'interno del servizio. Quindi lo stesso Facebook, a parte che uno dei fondatori, Mark Zuckerberg, ha sempre rifiutato la definizione di Facebook in quanto sito di social network, lui preferisce chiamarlo piattaforma sociale, ma questo ci porterebbe poi lontano rispetto a un discorso di questo tipo. Però da questo punto di vista, per alcuni utenti, Facebook può essere considerato un sito di social network, per altri un sito di social networking, proprio perché cambia il modo con cui si intende e si vive lo spirito, nel senso del mantenimento o della creazione di una rete sociale più ampia. Quali sono queste tipologie di legami a cui ho fatto riferimento quando ho introdotto il concetto di rete sociale? Ebbene, secondo gli studiosi delle reti sociali, le tipologie di legami fondamentali sono due: i legami forti, cosiddetti, e i legami deboli. I primi sono quei legami di sangue, vincoli di parentela, le relazioni di amicizia, quelle di vicinato, che fanno riferimento quindi a tutta quella rete, anche molto ristretta e circoscritta, all'interno della quale ciascuno di noi vive, esperisce la propria vita e la propria quotidianità, e che si compone appunto da relazioni sulle quali in qualche misura si può contare, si può far affidamento, ma che, come ormai accade per ciascuno di noi, costituiscono un nucleo estremamente ridotto, ristretto, di una rete sociale più ampia o di più reti sociali all'interno delle quali ciascuno di noi è immerso. E infatti i legami deboli sono proprio quelli che intervengono all'interno di queste reti sociali più allargate, che possono essere o ad esempio gli amici di Facebook che non conosciamo di persona, o che magari conosciamo di persona ma con le quali non intratteniamo relazioni strette o particolarmente significative, o comunque tutte quelle persone che conosciamo, con le quali ci relazioniamo in ambito lavorativo, in ambito scolastico, nell'ambito in cui coltiviamo i nostri interessi, hobby e così via, e che in qualche misura sono più effimeri, possono essere più effimeri, più transitori, e anche da un punto di vista emotivo, come dire, fanno riferimento a una relazione di tipo più lasco. Secondo molti le possibilità anche evolutive che all'interno di una società esistono si basano proprio sulla presenza dei legami deboli e non su quelli forti, proprio perché sono quelli che ci consentono di entrare in contatto con prospettive, punti di vista, opinioni anche molto diversi dalle nostre, a cui siamo solitamente abituati, e che quindi in qualche misura, come dire, contribuiscono ad ampliare i nostri orizzonti conoscitivi e sociali. Esiste poi una terza tipologia di legami,
che è stata in letteratura introdotta più recentemente, che è quella dei legami latenti. Cosa sono? I legami latenti sono delle connessioni deboli, in questo caso, che sono tecnicamente possibili ma che non sono state ancora attivate socialmente. Quindi in qualche misura sono delle potenzialità, degli impliciti che esistono all'interno di una rete che ciascuno di noi ha e che grazie a, ad esempio ai siti di social network possono essere attivate e diventare legami deboli a tutti gli effetti. Quindi che ne so, delle conoscenze in comune, magari delle persone con le quali non sappiamo di intrattenere degli interessi in comune ma che sono legati ad altri nodi della nostra rete. Ecco, ad esempio all'interno di un sito di social network è possibile che quel legame, che è un legame latente, quindi solo potenziale, venga attivato e si configuri come un legame debole a tutti gli effetti. Questi brevissimi concetti introduttivi sul concetto di legame, di tipologie di nodi e così via, sono rilevanti, diventano particolarmente rilevanti nel momento in cui rivolgiamo la nostra attenzione a un altro concetto che ha sempre assunto importanza molto significativa all'interno delle reti sociali, ma che sta cominciando a assumere dei risvolti molto interessanti anche all'interno delle reti sociali che si configurano all'interno dei social network. Mi riferisco al concetto di capitale sociale. Il concetto di capitale sociale è un concetto che nasce in ambito sociologico già ormai parecchie decine di anni fa e che fa riferimento all'insieme delle risorse attuali o future che ciascuno di noi ha a disposizione in quanto facente parte di un appunto di una rete sociale. Il capitale sociale svolge un ruolo fondamentale all'interno delle comunità umane proprio perché è grazie a questo che è possibile parlare di coordinamento, di scambio, di cooperazione per una soddisfazione reciproca e che vanno dallo scambio di risorse, di informazioni, alla costruzione di relazioni personali e così via. Anche in questo caso è possibile parlare di due tipologie di capitale sociale che fanno riferimento alle due tipologie di legami, quelli deboli e quelli forti. Esiste quindi un capitale sociale di tipo bondi che si avvale prevalentemente della presenza di legami forti e stabili e che in qualche misura è ciò che compone la base, ad esempio, del supporto emotivo, di tutti quei benefici che le persone di solito traggono appunto dalle relazioni intime, quindi mi riferisco agli amici in senso stretto, ai familiari, al vicinato, nel momento, cioè qualora, come dire, questo si configuri in un modo che forse noi abbiamo probabilmente perso, soprattutto vivendo nelle grandi città e così via. Esiste un capitale sociale invece di tipo bridging in cui la tipologia di legami dominante è quella di debole e cui appunto i legami prevalenti che lo compongono sono deboli e occasionali ma che appunto, come dicevo, costituiscono in qualche misura la condizione sine qua non perché si possa anche dire evolvere e confrontarsi attraverso la presenza di opinioni, di prospettive, di punti di vista anche molto diversi dai nostri. Esiste poi, e questa però è un'introduzione più recente, specifica da parte di chi si sta occupando ormai da una decina d'anni di siti di social network, che è il capitale sociale di tipo maintenance. Questo sembrerebbe essere un capitale sociale presente soprattutto all'interno dei siti di social network e fa riferimento a quella rete di legami che si mantiene nel tempo. In qualche misura l'esempio privilegiato che viene solitamente proposto è quello ad esempio del passaggio dalla scuola superiore all'università, no? Quindi o comunque nelle fasi di passaggio importanti della vita di ciascuno, che può essere dalla scuola all'università e poi dall'università al mondo del lavoro e così via. Ecco, tutto l'insieme, quella rete sociale di legami che fanno riferimento all'ambito di provenienza che in qualche misura ci portiamo dietro nel passaggio da una fase all'altra sembrerebbe costituire appunto un capitale sociale di tipo maintenance, secondo appunto chi se ne sta occupando. Ma
fate queste brevissime premesse terminologiche, ne troverete poi altre all'interno del libro, perché il primo capitolo è proprio dedicato a dare una panoramica proprio sulla terminologia e sui concetti principali. Dicevo, fate queste doverose premesse, credo che possiamo entrare un po' più specificamente nel vivo di quella che invece è la relazione tra siti di social network, che d'ora in avanti chiamerò solo social network, però mi pare che la distinzione terminologica a questo punto sia chiara, e la loro rilevanza in ambito educativo e formativo. Quello che qui vedete, ahimè, riprodotto in maniera non molto chiara e leggibile, è un grafico che esprime una linea del tempo, come vedete, che va dal 97 al 2011-2012, insomma fine dei nostri giorni, in cui sono stati messi appunto sulla linea temporale i principali siti di social network di varia natura che dal 97 ad oggi, come dire, hanno popolato, popolano l'ambito appunto del web da questo punto di vista. Quelli che vedete cerchiati sono alcuni degli siti di social network che sono stati pensati e creati specificamente per l'ambito, per il contesto educativo. Quindi mi riferisco ad esempio a ELG, a Edmodo, a Ninga, Kid Educate, a Schoology e così via. Se avete visto quel breve questionario che vi abbiamo proposto all'inizio di questo incontro, li avete trovati elencati, perché l'obiettivo di quelle pochissime domande era un po' anche quello di capire quanto siano noti e soprattutto magari se qualcuno li usa. Zero, nessuno. Ah, ecco, ok, va bene. Allora, prima di entrare nel vivo, un'ultimissima premessa, anche questa di tipo terminologico e concettuale, che io e la mia collega Maria Ranieri abbiamo introdotto per prima all'interno del libro. Cioè, ci siamo rese conto che non c'era un modo semplice o sintetico per fare riferimento alle diverse tipologie di social network, e quindi ce ne siamo inventata una, che vedremo anche se magari non potrà essere sostituita da una migliore, attraverso la quale abbiamo cercato di distinguere due tipologie importanti: quelli che abbiamo chiamato social network chiusi e social network aperti. Allora, col primo termine intendiamo appunto social network progettati e realizzati specificamente per obiettivi didattici, che consentono l'accesso solo a utenti registrati di quel determinato ambiente e che in qualche misura offrono garanzie di tutela, di gestione della privacy, di controllo, no? In qualche modo, di tutto ciò che avviene all'interno di quell'ambiente. Mi riferisco in modo particolare appunto a alcuni di quelli che abbiamo appena visto nell'immagine precedente, che sono Ning, Edmodo, Schoology e così via. Edmodo e Schoology, non so se qualcuno abbia mai avuto modo anche solo di vederli, anche se non di usarli, sono due ambienti che riproducono dal punto di vista dell'interfaccia grafica e di alcune funzionalità le caratteristiche di Facebook. Mentre Ning ed Elg, che sono nati prima, pur rifacendosi ai principi costitutivi di un social network vero e proprio, implementano funzionalità e interfaccia di tipo diverso. Con termine social network aperto abbiamo invece teso connotare quei social network nati invece con finalità di socializzazione, quali appunto Facebook e Twitter, aperti in quanto consentono l'iscrizione a qualunque utente e che, come vedremo tra poco, offrono dal nostro punto di vista, il nostro intendo il mio e della mia collega con la quale abbiamo scritto il libro, offrono dal nostro punto di vista una serie di innegabili vantaggi e potenzialità, ma contemporaneamente nello stesso tempo anche una serie di rischi e di criticità di cui assolutamente non, cioè sarebbe, come dire, inopportuno, sarebbe inopportuno tralasciare. Allora, entriamo quindi a questo punto nel vivo. Social network educazione, lo diceva già Enrica all'inizio di questo incontro. Possiamo parlare di un ossimoro? Nel senso di qualcosa, di una coppiata che in qualche misura ci sta o non ci sta? Ebbene,
Come dicevo appunto poco fa, occorrerà stare attenti e mettere sui piatti della bilancia rischi da un lato, opportunità dall'altra, sicuramente per poter fare una valutazione che sia consapevole, critica e soprattutto avveduta. Allora, come avevo premesso all'inizio, nel momento in cui si cerca appunto in qualche misura di favorire questo connubio, questo matrimonio, se vogliamo, sono almeno tre le dimensioni di fronte alle quali ci troviamo. La prima è l'educazione appunto ai social network, e qui mi riferisco a tutto quell'ambito di riferimento che ad esempio ha per tema, ha per oggetto la media education, e quindi stiamo parlando di i social network in quanto oggetto di apprendimento, soprattutto nell'ottica di promuovere nelle persone che li utilizzano capacità critiche di uso consapevole e creativo. La seconda dimensione, che ha invece a che fare più specificamente con la dimensione dell'apprendere, dell'apprendimento con i social network, si riferisce invece, dicevo, a tutte quelle possibilità, quelle potenzialità, criticità anche dall'altro lato, che riguardano l'utilizzo di questi siti in un contesto anche di apprendimento formale e o di tipo scolastico. La terza dimensione invece è quella che si riferisce in maniera più specifica allo sviluppo professionale, all'apprendimento continuo, a tutto quello che è l'ambito del lifelong learning, rispetto al quale i social network stanno offrendo delle opportunità e delle possibilità estremamente interessanti. Allora, io come vedrete adesso manterrò adesso il filo conduttore, che sono appunto queste tre dimensioni. Mi concentrerò però in maniera più specifica e approfondita sulla seconda dimensione, proprio perché visto che siamo in un contesto di apprendimento formale scolastico, appunto mi sembrava che per voi potesse essere più rilevante. All'interno del libro però troverete trattati in ugual misura tutte le tre dimensioni. Allora, lo richiamava già Enrica all'inizio. Allora, quello che sta succedendo è che anche i media, i giornali, ma la stessa internet ci impropone quotidianamente, sono tutta una serie di fenomeni di spesso anche, come dire, incresciosi o molto preoccupati, che riguardano soprattutto il vissuto dei ragazzi, degli adolescenti e della fascia di utenti più giovane, e che riporta continuamente all'attenzione alcuni meccanismi, alcuni processi che sono vecchi da un punto di vista, ma rispetto ai quali i social network pongono sicuramente nuove sfide. Uno è sicuramente quello dell'identità, identità che su questo potremmo stare delle intere giornate a disquisire in merito. L'identità, se è vero che è comunque un costrutto multisfaccettato, multidimensionale, è anche qualcosa che non è sicuramente un punto d'arrivo statico a cui tendere, ma che è in continua evoluzione, sia nella vita, come dire, normale di ciascuno di noi, ma soprattutto in riferimento al nostro popolare, questo tipo di ambienti digitali, è sicuramente, dicevo, un tema cruciale. Quindi la domanda, come dire, che tutti noi ci poniamo a prescindere dall'età è come gestire questa rappresentazione di noi stessi che offriamo a noi, ma che soprattutto offriamo agli altri all'interno dei social network. E questo è un aspetto. Un altro aspetto altrettanto importante è quello che ci mette sempre continuamente di fronte tra un'esigenza, come dire, di essere visibili, di esserci, perché, come dire, noi possiamo anche avere un profilo Facebook, ma limitarci per la maggior parte del tempo, come molti di noi fanno, peraltro, a fruire, a guardare, a leggere o a commentare i contenuti inseriti da altri. Però, come dire, questa probabilmente è anche una versione riduttiva di cosa vuol dire essere all'interno di Facebook o di un altro social network qualsiasi. Quindi comunque in ciascuno di noi esiste un'esigenza di renderci visibili agli altri. Ma
com'è possibile conciliare questa esigenza con un'altra altrettanto importante, forte e fondamentale, ossia ad esempio quella di tutelare la nostra privacy, ma anche la nostra sicurezza online? Terza questione, anche questa cruciale, ed è quella della fiducia e della credibilità. Fiducia delle fonti, e mi riferisco soprattutto alle persone, ai nodi che compongono la nostra rete sociale, credibilità delle fonti informative che vengono inserite, condivise e replicate quasi appunto in maniera virale, come si usa dire oggi, all'interno di questi ambienti. È frequentissimo, ciascuno di noi ne ha fatto esperienza, che anche così, perché non ci poniamo quasi mai nell'ottica di andare sempre a verificare la attendibilità e la credibilità dei contenuti che condividiamo, quante volte è successo di aver condiviso dei contenuti inseriti da qualcun altro e di esserci resi conto successivamente a posteriori che, ahimè, come dire, quel contenuto da un punto di vista informativo era molto poco credibile. Un'ultima quarta dimensione è quella che riguarda le relazioni sociali, emotive e gli affetti che in ambienti di questo tipo vengono comunque espressi, vissuti, rappresentati e che anche in questo caso, come dire, spesso si trovano un po' in conflitto con quella che è appunto l'esigenza di quella che alcuni definiscono quella di essere sempre connessi. Da queste domande emerge l'esigenza di sviluppare delle skills, delle competenze in grado di fornire delle risposte, ma soprattutto di affrontare quelle che possono essere considerate come le quattro dimensioni fondamentali, cruciali all'interno appunto di questo panorama che i social network offrono: una dimensione tecnologica, una dimensione cognitiva, una sociale e una etica. Allora, per ciascuna di queste dimensioni è possibile già incominciare a fornire delle indicazioni anche operative su cosa fare concretamente e operativamente. Allora, ripeto, all'interno del libro poi le trovate spiegate, articolate anche in maniera più analitica e dettagliata. Qui è importante sottolineare ad esempio il fatto che per quanto riguarda la dimensione tecnologica si tratta ad esempio di proporre, di sviluppare anche in classe, a scuola, ma in qualunque contesto, voglio dire, sociale e formativo, delle attività finalizzate a sviluppare pratiche tecnologiche personali e ad esempio capacità di problem solving tecnologico, ad esempio come predisponendo dei diari degli usi, delle esplorazioni semiguidati, delle attività di problem solving tecnologico e così via. Per quanto riguarda la dimensione cognitiva, che comunque a questa è collegata, in questo caso si tratta di sviluppare capacità di ricerca e uso critico delle informazioni, ma non solo quindi, come dire, di usare, fruire o replicare contenuti predisposti da altri, ma anche di produrne di nuovi, quindi di nuovi ed originali. Anche in questo caso si possono prevedere delle attività di information problem solving da un lato e di produzione e condivisione di contenuti. Esistono poi una dimensione etica e una sociale, la prima che mira allo sviluppo di capacità di gestione dei propri dati personali, ad esempio, da un lato, ma soprattutto finalizzata a insegnare l'utilizzo di questi ambienti anche per scopi eticamente accettabili o rilevanti. E poi una dimensione sociale vera e propria, quindi finalizzata allo sviluppo di capacità socio-comunicative e partecipative in senso stretto. Questi sono esempi che qui sono solo citati in quanto a nome, ma su questi, come dire, potremmo sicuramente dilungarci di più. Allora, entriamo allora nella seconda dimensione, che è quella che ci riguarda più da vicino, ossia l'apprendimento con i social network. Allora, quello che abbiamo cercato di, diciamo, il messaggio principale, un po' se vogliamo, del libro è quello di mettere in luce un paradosso.
Le potenzialità che i social network offrono per l'apprendimento formale e per la scuola rappresentano paradossalmente anche le maggiori criticità. L'ibridazione tra spazi e tempi della scuola e dello studio e spazi e tempi dello svago, del gioco, del tempo libero e della socialità offrono sicuramente, questa ibridazione appunto dicevo, offre sicuramente un potenziale nuovo, quantomeno come dire sconosciuto fino ad oggi rispetto a quello che la rete ci ha offerto fino a questo momento, ma nello stesso tempo anche delle sfide non banali da affrontare. Allora, vediamo prima le potenzialità, quelle che a nostro avviso sono le potenzialità principali, che ormai anche nella letteratura specialistiche non vengono condivisi tra gli esperti e che noi abbiamo fatto nostre in quanto, come dire, ci crediamo, ecco, non è solo un riproporre qualcosa su cui altri hanno riflettuto, ma che noi stessi, anche nel nostro vissuto quotidiano, abbiamo avuto modo di osservare e di cui confermiamo l'importanza. Allora, tra queste potenzialità, a mio avviso, vanno innanzitutto ascritte il fatto di avere a disposizione contesti reali e autentici. Quindi si tratta di ambienti in cui i ragazzi trascorrono una parte significativa del loro tempo e che possono utilmente contaminare anche le dinamiche dei processi di apprendimento. In che senso? Beh, da un lato c'è sicuramente l'importanza della componente socio-emotiva, che ormai, come dire, è stata ampiamente riconosciuta in quanto profondamente innestata, correlata, intrisa all'interno di un apprendimento di tipo più cognitivo, di un apprendimento di tipo cognitivo, e che oggi viene vissuta e passa anche in larga misura all'interno dei social network. E questo è sicuramente un aspetto importante. L'altro è la possibilità che questi ambienti offrono di allargare il bacino di risorse documentali e informative, nonché di competenze estese che sono reperibili nello spazio ampio della rete e che dal nostro punto di vista possono essere utilmente incluse all'interno di un ambiente di apprendimento che abbia, questo vedremo quanto sia importante la volontà di farlo, però l'obiettivo di ampliare i contesti e i confini tradizionali della classe e della scuola. Perché dico questo? Perché anche i social network di tipo chiuso, per intenderci Ring, Gizmodo e così via, eccetera, secondo alcuni studiosi, hanno comunque dei limiti. Perché è vero che riproducono, come dire, delle modalità di apprendimento in cui la componente cognitiva è strettamente intrecciata, quella sociale e emotiva. Però continuano a riproporre, usando la metafora della classe o comunque della scuola, si tratta comunque di ambienti chiusi, protetti, controllati, che è vero offrono delle garanzie di tutela da un lato, ma che dall'altro, come dire, probabilmente, anzi non probabilmente, ma di fatto vanno incontro agli stessi limiti di quella che può essere anche la realtà di una classe o di una scuola, quindi dove i confini sono comunque marcati, tracciati e difficilmente valicabili. Nel momento in cui, con tutte, come dire, le accortezze del caso, si cerca invece di espandere questi limiti, questi confini e quindi di includere anche all'interno di un contesto di apprendimento di tipo scolastico delle risorse che si trovano al di fuori della classe e della scuola, ebbene, secondo molti studiosi, ma anche secondo il nostro punto di vista, questo potrà essere sicuramente un arricchimento. Il come farlo poi, come dire, è tutto un altro paio di maniche, però è importante acquisire la consapevolezza dell'importanza di farlo. Come dicevo, è chiaro che queste come dire, potenzialità offrono il fianco, si prestano chiaramente ad essere lette anche in chiave di criticità, e le principali criticità dei social network aperti, mi riferisco in particolare a Facebook, perché poi nel libro si parla soprattutto di questo tipo di ambienti, sono innanzitutto appunto i rischi che ben conosciamo
legate alla contaminazione tra spazi ludici e spazi dello studio, quali ad esempio fattori di distrazione, messa in atto di comportamenti di flemmi, fenomeni di cyberbullismo e così via, chi più ne ha più ne metta, no? Sono esperienze di fronte alle quali credo che un insegnante, qualunque insegnante abbia voluto provare ad usare questi strumenti, si sia trovato almeno una volta nel proprio vissuto professionale, se non di più. Un'altra dimensione critica importante, a mio avviso, è il ruolo molto forte che quelle che si possono chiamare pedagogie implicite o pratiche didattiche scolastiche consolidate, e che in qualche misura, come dire, appunto perché implicite, governano senza mai che diventino molto consapevoli quello che è il vissuto, la prassi, le pratiche anche quotidiane legate alla didattica, ma anche tutto quello che ruota intorno alla vita di una classe o comunque di una scuola, e che possono appunto entrare in collisione con anche in qualche misura l'invito molto forte e pressante che questi ambienti propongono, ad esempio, che vanno nella direzione di rivisitare i ruoli tradizionali, insegnante e docente, le stesse identità professionali. L'eterno dilemma su cui peraltro con Emanuela abbiamo più riprese nel corso, ci siamo più riprese nel corso degli anni confrontate, ad esempio, dare l'amicizia ai propri studenti su Facebook, credo che non abbia ancora trovato una risposta definitiva. Un altro aspetto sempre critico che è importante, come dire, sottolineare è che è vero che a tutt'oggi mancano delle buone pratiche anche di valutazione degli apprendimenti, e che soprattutto manca al momento un repertorio pedagogico o didattico condiviso a cui attingere, a cui in qualche modo far riferimento da parte di un insegnante che voglia provare a sperimentare ambienti e strumenti di questo tipo. Un'ultima dimensione critica è sicuramente quella che fa riferimento a tutti quegli aspetti che riguardano la tutela della privacy da un lato, ma anche garanzie necessarie legate ad esempio al riconoscimento, all'accredimento dell'identità delle persone. È vero che Facebook tende a scoraggiare la creazione di profili fake, cosiddetti, usando dei nickname o comunque dei nomi di fantasia, però è una notizia, l'avrete visto, recente di pochissimi giorni fa, in cui la stessa Facebook ha riconosciuto che del 1.200.000.000 di profili attualmente esistenti all'interno di Facebook, più di un centinaio sono appunto fasulli o doppi profili oppure creati ad arte. 126 milioni, cosa ho detto? 100. No, volevo dire allora, 126 milioni del 1.200.000.000 attualmente esistenti sono 15%. Esatto, sono fasulli. E anche quello è un aspetto importante da tener conto. Allora, quello che noi abbiamo provato, sto andando molto veloce, chiaramente solo per questioni di esigenza di tempo, anche a proporre, voler per essere costruttivi, all'interno del libro è stato quello di predisporre alcune linee guida. Non le chiamerei, come dire, né decalogo, né in qualche modo i 10 comandamenti nel modo più assoluto, banalmente perché sono più di 10, ma perché in qualche misura vanno, come dire, sono una prima proposta. Noi abbiamo fatto una ricerca estensiva in rete, nella letteratura, per vedere se già qualcun altro avesse proposto delle indicazioni pratiche o delle linee guida, e ahimè al momento non c'è quasi praticamente nulla. Quindi abbiamo voluto provare a individuarne alcune, a proporne alcune, che andassero nella direzione di soddisfare alcune delle dimensioni che sono presenti nel momento in cui un insegnante o un gruppo di insegnanti voglia ad esempio provare ad usare Facebook o altri ambienti di questo tipo nella propria attività didattica a scuola.
C'è una dimensione sociotecnica, abbiamo individuato una dimensione sociotecnica, una amministrativa e gestionale, una istituzionale, una pedagogica e una etica. Alcune sono indicazioni, come dire, anche abbastanza scontate e ovvie, se vogliamo, no? Ad esempio, noi siamo arrivati alla conclusione che non sia possibile obbligare qualcuno a iscriversi su Facebook solo perché si è deciso di fare quella determinata attività didattica lì dentro. Stiamo parlando di ragazzi, di scuola, ma stiamo parlando anche di studenti universitari, addirittura di adulti. Quindi nel momento in cui si voglia proporre un'attività, ad esempio dentro Facebook, occorre appurare che i nostri studenti, i nostri partecipanti siano effettivamente già utenti di quel social network o comunque che abbiano intenzione di farlo. Ma soprattutto è importante quello che dicevo poco fa, ossia promuovere sia negli insegnanti che negli studenti lo sviluppo di abilità tecniche, di competenze tecniche e sociali in modo da poter partecipare adeguatamente all'interno dei social network, quelle che cominciano ad essere chiamate le social networking skills. Esiste poi, dicevo, una dimensione a 5.1. Ah, pensavo mi stessi facendo vedere il tempo, scusa. Dicevo, esiste la dimensione amministrativa e gestionale che non va assolutamente trascurata, per cui è importante che gli insegnanti abbiano e possano ricevere supporto, ad esempio, nella gestione degli aspetti tecnici, tecnologici, ma anche pedagogici, attraverso, ad esempio, la condivisione e la formazione e la condivisione di buone pratiche. A questa si riallaccia abbastanza da vicino una dimensione che noi, scusate, abbiamo definito più istituzionale, ad esempio, cosa che ad esempio negli Stati Uniti, sia nel college che nelle università, ma anche nelle scuole superiori americane, comincia già ad essere presente, ma lì se non altro perché ad esempio Facebook è una realtà che è già diffusa e consolidata da prima che venisse introdotta in Italia. Facebook ha appena compiuto 10 anni, ai primi di febbraio di quest'anno, quindi negli Stati Uniti la diffusione è avvenuta praticamente quasi a ridosso del 2004 e si è consolidata, affermata prima che da noi. Mentre lì si cominciano già a intravedere delle esperienze significative, ad esempio di regolamenti a livello istituzionale, della scuola, del college, dell'università, finalizzati proprio in qualche modo a regolamentare, a dare delle indicazioni anche di tipo legale, se vogliamo, agli insegnanti per quanto riguarda l'utilizzo appunto di Facebook in Italia o quantomeno nell'ambito europeo, come dire, questo è una realtà che invece ancora non esiste. E altrettanto importante, anche su un livello, come dire, un po' diverso, ad esempio sarebbe importante negoziare una visione comune sulla relazione insegnanti-studenti. Come dire, evitiamo di trovarci poi alle prese anche con i problemi che scoppiano nella maniera più inaspettata dall'oggi al domani, ma una negoziazione condivisa, proprio come dire, quello che appunto a scuola non c'è bisogno di fare, perché qualunque studente da quando inizia la prima elementare sa o impara molto in fretta che cosa ci si aspetta da lui, quale deve essere il suo ruolo, quale deve essere il suo codice di condotta, quali saranno le pratiche a cui dovrà in qualche misura, a cui andrà incontro e così via. Ecco, nel momento in cui, come dicevamo prima, tutto questo un po' salta, perché mancano proprio le coordinate anche geografiche, spaziali e temporali di un ambiente invece che si configura in tutt'altro modo, ecco, allora dicevo, è importante negoziare una visione comune proprio tra insegnanti e studenti su quali debbano essere i termini della relazione. Per entrare un po' più dal vivo nell'ambito invece del cuore della dimensione pedagogica, che è una di quelle che ci interessano più da vicino, allora le nostre indicazioni vanno sicuramente nella direzione di usare questi strumenti per supportare, facilitare discussione e collaborazione. Quindi, come dire, se l'obiettivo didattico è di altro tipo, usiamo altri tipi di strumenti, proprio perché, come dire, il DNA
di questi ambienti è quello sociale, allora o, come dire, rientra nell'ambito del nostro progetto educativo didattico incoraggiare una dimensione di questo tipo, o altrimenti è preferibile sicuramente usare altri tipi di strumenti, altri tipi di ambienti. Proprio per i rischi che abbiamo visto poco fa di distrazione, di dispersione, di grande difficoltà anche a gestire la compresenza di spazi ludici, di spazi di tempi dello studio, dello svago e così via, la necessità di promuovere lo sviluppo di capacità metacognitive da un lato e autoregolative dall'altro diventa una necessità, un requisito assolutamente imprescindibile, e gli stessi esperti del settore stanno cominciando a dedicarsi in maniera specifica proprio a questo aspetto. Un'altra dimensione importante sulla quale occorre impegnarsi concretamente nel momento in cui si voglia appunto fare un'esperienza di questo tipo è quella di rivedere probabilmente anche quelle che sono le pratiche legate alla valutazione degli apprendimenti. Quindi probabilmente ha molto più senso, come dire, parlare di valutazione in ottica di valutazione formativa, ad esempio, e non sommativa. Quella poi, come dire, se ha da essere si fa, però probabilmente gestita insieme ad altri tipi di strumenti e alla stessa classe comunque, che rimane il luogo da cui tutto ha origine, da cui tutto parte e poi a cui tutto poi alla fine ritorna anche. Quindi ad esempio alcune indicazioni possono essere quelle di usare strumenti di valutazione formativa, quali le rubriche, i portfolio, riflessioni individuali o di gruppo o così via. E come conseguenza diretta del rischio che citavo poco fa, come dire, esplicitare, diventare consapevoli del ruolo appunto che queste regole implicite, come noi le abbiamo chiamate, rivestono all'interno delle attività di apprendimento e che influenzano profondamente anche il modo in cui sono concepiti i ruoli. Ultima è la dimensione etica, che dovrebbe essere sempre tenuta presente nel momento in cui si vogliono promuovere gli studenti con consapevolezza su problemi inerenti alla privacy e la sicurezza, ad esempio. Quindi che anche questi sono aspetti che è importante, come dire, non dimenticare e su cui bisogna investire. Quindi in sintesi quella che un po' emerge, come dire, come visione del messaggio un po' anche del libro e di quello che io spero di avervi trasmesso durante l'incontro di oggi è che occorre essere ottimisti ma nello stesso tempo cauti, no? Quindi un cauto ottimismo senza essere né apocalittici né integrati. Stare in una posizione intermedia in cui davvero si abbia voglia di esplorare le potenzialità di questi strumenti senza dimenticarsi mai delle criticità e dei rischi che si corrono, a nostro avviso è sempre un'ottima soluzione. Attenzione, sempre grande attenzione a tutto quello che è il nostro bagaglio di impliciti che ci portiamo dietro, sia come insegnanti che come studenti, e poi sicuramente l'importanza di sviluppare preliminarmente quelle che appunto si chiamano le social networking skills. Questo essendo molto sintetici. Allora, immagino che il tempo sia ampiamente scaduto, avevo però per chiudere il quadro due ultime slide che riguardano la terza dimensione tracciata all'interno del percorso del libro, che è la formazione nei social network, e che vi riguarda di più dal punto di vista di insegnanti, dello sviluppo professionale legato alla vostra figura. Allora, quello che sta emergendo come un fenomeno molto interessante, soprattutto, allora, è vero che esistono social network professionali, LinkedIn per quanto riguarda un po' tutte le categorie professionali, altri social network che sono nati per soddisfare esigenze specifiche legate a determinate professioni, ad esempio medici, ricercatori, accademici e così via, e nel libro trovate alcuni di questi esempi.
Ma è anche vero che soprattutto Facebook sta diventando un ambiente molto ricco di possibilità e di offerta per gli insegnanti, appunto, per quello che comincia a chiamarsi professional Facebooking. In uno studio che è sempre con Maria Ranieri e Antonio Ruffini, che è un dirigente scolastico, nonché ex insegnante, che magari qualcuno di voi ha conosciuto, ci siamo occupati di analizzare le dinamiche che vengono messe in atto all'interno di alcuni di questi gruppi di insegnanti dentro Facebook, soprattutto per vedere anche che tipo di capitale sociale era possibile ritracciare all'interno di questi diversi gruppi. Sono 5 i gruppi che abbiamo esaminato, qui vedete i loghi, alcuni di questi gruppi sono diventati nel frattempo molto numerosi, perché abbiamo visto, abbiamo constatato quanto il bisogno, la richiesta da parte degli insegnanti di potersi confrontare tra pari su tutta una serie di questioni legate proprio al proprio vissuto professionale sia estremamente alta. E se poi magari qualcuno avesse la curiosità di leggere anche in italiano qualcosa sui risultati di questo studio, li condivido molto volentieri. Ebbene, quello che abbiamo visto, ci siamo resi conto, è che i social network e Facebook in particolare offrono sicuramente degli indubbi benefici, degli indubbi vantaggi agli insegnanti, e nello stesso tempo pongono, perché come dire, sembra una faccia, una medaglia a doppia faccia, pongono indubbiamente però anche degli aspetti critici. Tra i vantaggi, quelli che noi abbiamo individuato, ci sono da un lato la possibilità di costruire e di negoziare un'identità professionale che sia ampiamente condivisa, condividere pratiche, esperienze didattiche, fare dei confronti sulla metodologia, sulle pedagogie implicite anche, che governano appunto il vissuto in quotidiano in quanto insegnante. Avere a disposizione un mentoring continuo per i docenti novizi, ad esempio, un confronto con risorse esterne. Ricevere anche supporto emotivo e socio-relazionale, anche questo abbiamo visto quanto sia importante. Quindi, magari uno immagina che questi gruppi siano delle realtà in cui ci si confronta sempre in maniera anche un po' astratta, un po' arida, un po' asettica rispetto alle pratiche didattiche scolastiche. In realtà sono ambienti anche molto caldi dal punto di vista socio-emotivo, proprio perché esiste anche questa esigenza di ottenere questo tipo di supporto. E poi un altro aspetto interessante che abbiamo rilevato è quanto l'online e l'offline comunichino strettamente, no? Quello che accade all'interno di questi gruppi e in parte l'importazione di quello che accade all'esterno, nell'offline per intenderci, ma è anche un canale bidirezionale, cioè quello che noi ad esempio abbiamo provato ad esaminare quante ricadute poi nel contesto reale ci fossero a partire da scambi, condivisioni e vissuti all'interno dei gruppi su Facebook. Gli svantaggi, beh, ci sono anche questi, sono ad esempio, li richiamavamo prima a proposito del discorso generale sull'identità, dei ruoli, ad esempio la difficoltà di gestire appunto queste identità, no? Spesso tenete presente che all'interno di questi gruppi, spesso, specie su una tematica particolare, mi riferisco ad esempio a quelli sulla disabilità oppure su ambiti disciplinari particolari, sono gruppi che vedono la presenza non solo di insegnanti ma anche ad esempio di genitori, e quindi comunque in un contesto in cui apparentemente i ruoli si appiattiscono o vengono livellati, dico apparentemente, ci si ritrova invece a dover rinegoziare e gestire il ruolo in quanto genitore, in quanto insegnante, cosa che magari, come dire, è vero che avviene anche nel contesto reale della scuola, ma che lì più facilmente può dare adito anche a aspetti critici. Gli svantaggi, tra gli altri svantaggi, quelli che noi abbiamo individuato sono ad esempio
livelli relativamente bassi di adozione di queste tecnologie da parte degli insegnanti, di capacità d'uso di questi stessi strumenti e, non è riportato in questa tabella, lo aggiungo io, anche una certa resistenza ideologica da parte di molti insegnanti di voler, come dire, esplorare in prima persona le potenzialità di questi ambienti. Allora, io direi che ho finito, ho cercato di incorrere un po' da un certo momento in poi perché il tempo giustamente non è limitato. Nel web, con o senza la rete, iniziamo con i giochi di parole. Siamo senza. Ok. Iniziamo con, non è proprio tratto da un social network, ma è tratto da una comunicazione in una chat pubblica del 2008. Vado sotto il piloprio. Le parti in rosso sono censurate perché sarebbero riconoscibili gli studenti. Salve a tutti, che minchiona che è censura. Al robo, ma dovresti prendere qualcosa, sì, il cianuro devi prendere. Comunque, bel sito della mitica terza L forever. Questo messaggio era parte di una molteplicità di messaggi scritti da alcuni studenti di una terza media che aveva come titolo Fanculizziamo un po' i prof ed era pubblico. Qualche messaggio dopo, episodio di flaming, tanto per cominciare, continuo con il pilocchio perché poi è una troia, puttana, bagascia, zocca, la mignata, sgualdrina, e inoltre ho calcolato che ha detto, che finora ha detto negro ben 53 volte. Era il 2008, ottobre, telefonata alle 7.35 della preside che mi dice abbiamo un problema. Tutti i nomi del consiglio di classe sono in rete, in un forum che è pubblico, quindi ci sono i nomi e cognomi di tutti i docenti. Non hai idea di quello che c'è scritto lì dentro, questa è una delle parti, qui ho un elenco di parolacce, si andava molto su pesante. Ed era tutto pubblico, e si riconoscevano anche i nomi degli studenti, quindi c'erano delle parti in cui era noto il nome della scuola, della classe, degli studenti, dei docenti, tutto. Che è, scusa? Era un, guarda, c'è un blog, è un blog, questo qui era un blog appunto pubblico, gratuito, e scoperto per caso dal docente che stava cercando un suo documento in rete in Google, era un forum, scusami, non era un blog, era un forum di discussione. Un docente di scienze motorie stava cercando un suo documento in Google, trova come prima occorrenza il nome del docente di stronzo. Perché Google mi rimanda una critica di prima mattina di questo tipo? Bene, è stata la prima volta in ottobre del 2008, è stata la prima volta che io sono stata coinvolta in questa serie di episodi lunga in cui dalla pubblicazione non autorizzata di video e foto da parte degli studenti che pubblicano foto e video in classe, a scuola, eccetera, eccetera, messaggi di cosa? Sì, bello, illegibile, vabbè. Messaggi di minaccia e insulto rivolti ai compagni, a volte appunto si sapevano da chi proveniva, a volte da numeri di telefono sconosciuti, aggressioni verbali via chat, creazioni di gruppi contro compagni, docenti, eccetera, il più delle volte pubblici. Ora, se tutto questo avviene dentro la scuola, è una cosa, molto spesso tutto questo avviene fuori dalla scuola, ma con persone che sono dentro la scuola, con i compagni e con i docenti. E allora la prima domanda è, ma tutto questo ci compete? Perché molti docenti dicono, beh, ma l'hanno fatto che erano fuori dalla scuola, cosa me ne frega? Se insultano un compagno via chat pubblicamente, l'hanno fatto fuori dalla scuola, non era l'orario scolastico, noi come scuola possiamo anche tirarci indietro. Ma se tutto ciò ci compete, allora diventa come ci compete? E la prima grande tentazione è quella di non ne voglio sapere niente, quindi non leggo, sto zitto, non ho sentito niente, no, l'ho detto fuori, non c'ero, anche se c'è Manuela Delfino scritto sopra quella, non sono io, non fa niente, non, mi dicono di tutto, vivo bene lo stesso. Io credo che invece bisogna un po' resistere a queste tentazioni, ma anzi dobbiamo farci un po' coinvolgere,
da quello che accade, chiaramente decidendo la misura del nostro coinvolgimento. E credo che in qualche modo l'hiker di Don Milani in questo caso sia presente, ce ne dobbiamo occupare, se non altro perché rientra in quegli aspetti di educazione che fanno parte della vita di noi docenti, quindi sapere che tra compagni si dicono cose veramente irripetibili via chat, forse qualche cosa di quello che loro si dicono ci dovrebbe importare perché fa parte della loro crescita educativa. E quindi la scuola che viene bistrattata, maltrattata, i docenti sempre criticati, eccetera, in realtà quando poi si tratta di problemi della rete viene chiamata in causa e gli viene affidato anche proprio un ruolo di guida, dovete insegnarli a stare in Facebook, dovete insegnarli a comportarsi bene, dovete insegnarli tutta una serie di cose. E allora che cosa concretamente? In questi 5 anni molto brutalmente sono arrivata a 2 tipi di approcci che noi possiamo avere con i social network e con la rete. Il primo è quello della prevenzione e reazione e il secondo è quello dell'integrazione delle tecnologie, della familiarizzazione, della progressiva familiarizzazione con le tecnologie e anche con i social network. Ovviamente non c'è una netta distinzione sempre, molto spesso le due tipologie si possono integrare. Per comodità le terrò un attimo separate. Quella della prevenzione reazione a comportamenti poco opportuni, e qui poi dovremo distinguere cosa vuol dire poco opportuno, però a grandi linee riusciamo a capirlo, ha un presupposto: il web è un pericolo, nel web possono accadere delle cose potenzialmente pericolose, perché minacciano il nostro studente, perché minacciano noi, perché minacciano la relazione, perché lo mettono in cattiva luce. Quella del 2008 era finita con 5 denunce ai genitori, la polizia postale, giorni di sospensione, insomma, non proprio cose piccolissime, quindi anche un risvolto non da poco nella vita di un adolescente, erano tutti sopra i 14 anni, erano comunque tutti 14 anni, quindi c'erano dei problemi. E in questi casi è necessario soprattutto per distinguere tra quello che è un fenomeno intenzionale di cattivo uso e invece da quelli che sono degli atti che di solito si traducono in "ma prof" oppure "ma io non ci avevo pensato, ma ci divertivamo a insultare la prof, era così divertente, quello ha scritto puttana, poi ha scritto puttana troia" e poi siamo andati in un crescendo veramente da concerto. E attualmente quasi tutti i quotidiani qualunque tipo di azione o malazione nel web diventa cyberbullismo. Quindi il ragazzo ha scritto una cosa contro il docente, è un cyberbullismo. Calma, l'ho fatto una volta, gli è andata malissimo, non è detto che sia un cyberbullismo, poteva essere veramente un cyber ingenuo, non era una persona che stava compiendo, cito una delle definizioni di cyberbullismo, un atto aggressivo, intenzionale, ripetuto nel tempo, in cui c'è la volontà di fare male all'altro, era semplicemente superficialità. E quindi è necessario, secondo me, che come docenti, come genitori, e qua c'è veramente, ci deve essere un'alleanza tra i due gruppi, è necessario riuscire a creare degli interventi didattici che siano basati su una lettura reale di quello che è accaduto e di quello che si vuole prevenire. Se noi vogliamo prevenire, se alla base di un atteggiamento, cioè di un'attività, di un'azione nella rete non positiva da parte dell'alunno, se c'era la volontà di far male, o se c'era solo superficialità, o se non ha una grande capacità comunicativa, non ha ancora proprio i meccanismi della pragmatica, quindi non usa male proprio la lingua scritta, non si rende conto che con quelle parole può fare molto male alle persone, lo usa in maniera ingenua, o sottovaluta questo effetto di amplificazione del web. Appunto, loro erano convinti, nel caso del 2008, di avere un forum, di parlare tra di loro, sì, era pubblico, ma non ci avevano proprio pensato. Oppure anche proprio la miopia nella possibilità di prevedere quello che sono i risultati delle proprie azioni nella vita in generale e online in particolare.
Quando noi pensiamo a quali attività fare in tutti questi casi, ci accorgeremo che più delle volte le attività non sono all'interno del web. Loro scrivono delle cose nei social network che non vanno bene. Il più delle volte l'attività non riguarda affatto il social network. Riguarda la competenza linguistica, riguarda la competenza pragmatica, riguarda, cioè, tutti aspetti che hanno anche una dimensione tecnologica, per ritornare alle quattro dimensioni di Stefania, ma in realtà vivono principalmente altrove. Qui divento un po' più mamma che professoressa. Il fatto che noi accettiamo che quando un bambino impara a camminare cada, o che quando uno inizia a parlare di delle cose che non deve dire, lo accettiamo, è normale. Anzi, gli daremo mano, quando sentiamo che è pronto gli facciamo fare degli scalini più alti, cioè lo accompagniamo ed accettiamo che faccia delle cose che non sempre vanno fatte. Non credo che usiamo sempre la stessa reazione con i nostri studenti. Il più delle volte hanno scritto una cosa contro un docente che non dovevano scrivere, denunciamola alla polizia postale. È una possibilità la denuncia, ma un'altra possibilità è quella di interrogarci su, appunto, che cos'è successo, perché non se ne è reso conto, come possiamo diventare educatori e non agire soltanto sull'azione compiuta o compiuta male. Le altre attività, vi dicevo, in quella delle tipologie che vi ho detto prima, è quella dell'integrazione della familiarità. E quindi qui il presupposto non è più che il web sia il luogo del pericolo in cui veniamo trovati minacciati, ma è che il web sia un'occasione di crescita e di apprendimento, una delle molte occasioni che noi come docenti possiamo offrire o che gli studenti come individui autonomi si prendono da casa. E allora lì abbiamo veramente il compito, casomai, di mostrare quello che c'è nel web, quello che può arricchire, quindi mostrare i contenuti, gli strumenti che sono sia di scambio che di comunicazione che di informazione, ma cercare anche di svolgere tutta quell'attività che lavorano sul web, sulle parti che sono sempre un po' più criticate del web, il web che contiene delle cose non vere, che contiene delle informazioni dubbie, ambigue, non veritiere, che è così democratico ma in realtà non lo è sempre, che è neutro ma forse non lo è, cioè su tutto quello che del web è il grande caos, il grande disordine. Qui sono un po' quasi in imbarazzo a dire queste cose di fronte a Maria, che ha scritto pagina magistrale su questo. Comunque tutto il web dentro al mare, tutto, esatto, imprevedibili, contraddittori, superficiali e se niente non democratiche, no, era oltre a quello. In ogni caso, con attività di questo tipo sarà necessario riflettere proprio sui percorsi, sulle pratiche, su quello che si sta facendo, cioè attivare anche una riflessione che possa in qualche modo riportarci a quell'attività di prevenzione, quindi di non ce n'è neanche bisogno di fare l'attività di prevenzione, perché ormai siamo abituati ad agire in un web di cui conosciamo alcune parti, conosciamo le potenzialità, conosciamo anche alcuni pericoli e quindi siamo già un po' più solidi nel nostro approccio. Chiaramente l'insegnante cammina sempre su un filo, ogni volta che svolge delle attività che non siano lezione frontale, in cui quasi non guarda il proprio interlocutore, e quindi con attenzione a quanto peso diamo alla tecnologia, quanto peso diamo allo strumento che ci è piaciuto così tanto, quindi ci devo fare un'attività didattica, perché se non lo vedono anche i miei alunni sto quasi male, ai comportamenti che noi adottiamo quando usiamo quegli strumenti e quando li presentiamo in classe, il contenuto, le procedure, i tempi e gli spazi. Vado oltre perché siamo già fuori dei tempi. Concludo con due aneddoti. Non ho usato Facebook quest'anno direttamente con i miei studenti, cioè l'ho usato per un po' e l'ho abbandonato. Quest'anno sono successe due cose abbastanza casuali. A novembre, gli ultimi 5 minuti di una lezione di 2 ore pesantissima, vedevo che i ragazzi non ne potevano più. Concluso la lezione, non volevo proprio dire fate quello che volete.
niente. Allora mi è venuto in mente che un ricercatore del CNR di Genova in quel momento era a fare ricerca in Antartide e il giorno prima avevo visto delle fotografie meravigliose dell'Antartide. Allora ho detto, ragazzi, vi faccio vedere delle foto che io ho trovato splendide. I ragazzi effettivamente sono stati conquistati, da lì poi è nata un'attività sull'Antartide, in cui abbiamo letto quel blog di questo Marco Fainali, siamo andati a, abbiamo visto una puntata alla televisione la domenica pomeriggio, comunque molti ragazzi hanno partecipato a tutto questo, alcuni alunni hanno chiesto l'amicizia di questo ricercatore perché erano molto incuriositi da quello che lui andava a fare in Antartide. E quindi è stato un uso di Facebook in cui Facebook, la mia pagina di Facebook è stata vista dai ragazzi e vi ho mostrato una parte di Facebook che non è soltanto il link alle cose scema, alle cose leggere, ma era un, vi faccio vedere qualcosa che è molto bello, che a me sta catturando molto, e i ragazzi erano colpiti. Il secondo riguarda una figura che è nel libro di storia. Osservavamo questa immagine, si stava parlando della colonizzazione, l'immagine era bella, ovviamente si alza la mano dal fondo dell'aula e dice: senta prof, ok, che uno sia il tedesco e quello italiano l'abbiamo capito, ma gli altri, da che paese arrivano gli altri? Cioè quello caricato di sopra, da dove arriva? E quello dietro. Ovviamente tu dici, beh ragazzi, io non lo so, facciamo delle ipotesi. Concludiamo la lezione, ovviamente non ero molto soddisfatta di quel io non lo so. Ho detto proviamo un attimo a usare Facebook in maniera un po' più, usiamolo come elemento di comunicazione tra persone. Ho molti amici che fanno gli storici, che fanno i ricercatori, quindi ci sarà qualcuno che riesce a darmi una mano. È nato un thread di discussione di 23 messaggi a cui ha partecipato anche uno degli autori del nostro libro di storia, quindi è entrato anche lui nel... Alla fine abbiamo saputo tutto e chi ha partecipato ha dato prova del perché. Questo qua è il portoghese, perché abbiamo un nostro collega, tra l'altro Federico Croci, ha mandato la fotografia del carnevale in Portogallo in cui c'è esattamente questo concio, mantello, se volete poi mi chiamate l'amicizia, dico che sono. Lui è francese, scoperto da Enrica, che ha trovato un quadro della battaglia di Verdun del 1870 in cui il francese è vestito esattamente così. E l'inglese sopra, perché comunque avevano la maggior parte delle colonie, quindi è stato, ovviamente io sono arrivata lunedì mattina, ragazzi lo so, ho aperto Facebook, anche vedere che avevo partecipato alla discussione l'autore del libro li ha colpiti, perché anche quello diventa un, vi facciamo vedere concretamente in aula che possiamo usare i social network appunto in una maniera che diventa educativa, che diventa formativa per tutti. Il passaggio successivo dovrebbe essere quello di far fare queste cose ai ragazzi, ma sarà la prossima puntata, credo fra qualche anno, perché siamo comunque esatto, io finivo. Allora la parola a voi. Questo secondo esempio ha partecipato anche. Eh sì, ha partecipato anche. Sì, molti di voi. Enrica ha partecipato, Stefania con il bersagliere. Ma questa cosa che dicevi tu adesso, questo subito zitta, avevo parlato anche troppo. Cioè, Facebook ti fa entrare in contatto con persone che conosci in quanto l'autore del libro, oppure perché ha scritto l'articolo tale e tale, oppure il personaggio più o meno noto che tu ammiri. E te lo ritrovi lì, no? A un grado di separazione, per usare la terminologia, e fa impressione, devo dire, non fa impressione a tutti. Fa impressione a tutti, non solo ai ragazzi, fa impressione a tutti. Esatto. Ma io volevo chiedere qualcosa, perché, beh, intanto grazie per tutta la panoramica. Poi, diciamo, delle cose di Manuela, per esempio, sì, ho capito, nel senso, condivido anch'io in parte questo tipo di uso di Facebook con i ragazzi. Poi io personalmente, proprio a scopi assolutamente didattici, uso delle cose come Wikispace, che poi hanno, cioè i ragazzi soprattutto la interpretano anche come piattaforma sociale in qualche modo. Però ecco, diciamo, non ho capito bene, non riesco a immaginarmi bene
una vera attività, devo dire, didattica strutturata attraverso i social network con i ragazzi, cioè, come dire, non sono venuti fuori degli esempi concreti e io personalmente non riesco bene a immaginarlo. Sì, allora, nel libro, nella parte, diciamo, un corpo centrale del libro non ci sono esempi in questo senso perché noi abbiamo privilegiato un discorso di natura più metodologica in generale. Gli esempi di utilizzo di Facebook anche con ragazzi di fasce di età diverse se ne trovano, ma non tantissimi. Cioè, gli esempi più frequenti sono quelli che riguardano i ragazzi universitari. Quindi scuola dell'obbligo, comunque scuola superiore, cominciano, e parlo soprattutto in Italia, cominciano ad esserci delle esperienze, ma ad esempio una cosa su cui riflettevo anche l'altro giorno, sarebbe bello incominciare a raccoglierle un po', no? Creare una sorta di catalogo anche da mettere a disposizione per curiosità e esigenze di questo tipo. Nella parte finale del libro, quella degli appendici, nelle schede pratiche, ci sono alcuni esempi, non tanto di Facebook, perché non siamo riusciti a trovarle, quanto di altri social network. Ci sono delle esperienze di utilizzo anche con ragazzi forse un po' più grandi dei vostri, comunque scuola secondaria e secondaria. Quello che io ad esempio avevo trovato interessante in una delle esperienze raccontate nel libro è che può essere utile pensare ad esempio di usare un social network chiuso, che può essere anche WordPress, no? Configurato con i plugin adatti per dargli una veste più social, come palestra in qualche modo, in cui allenare i ragazzi a familiarizzare con quelle dinamiche, con quelle modalità anche di interazione sociale riferite chiaramente ad una richiesta, ad un bisogno, ad un obiettivo di apprendimento in maniera più protetta, no? Prima, come dire, prima ti insegno a nuotare in piscina e poi ti faccio nuotare in mare aperto. Questa secondo me potrebbe essere una possibilità interessante, quantomeno perché appunto all'interno di un ambiente protetto si sperimentano anche delle modalità di interazione a cui i ragazzi solitamente non sono abituati. È vero che magari un blog per certi versi offre alcune di queste possibilità, però prima quanti ragazzi usano solitamente il blog a scuola? Credo molto pochi. E poi comunque il blog è orientato in più sulla produzione del testo scritto che non sull'interazione vera e propria. Per rispondere alla tua domanda, dipende anche da qual è l'attività che si vuole proporre, dipende da qual è il progetto didattico complessivo che può prevedere anche l'uso di Facebook, ma che probabilmente non potrà esaurirsi interamente all'interno di Facebook stesso. Quindi ecco perché non abbiamo fatto degli esempi più specifici all'interno del libro, proprio perché quello che è importante avere ben chiaro prima è il progetto educativo nella sua complessità, nella sua interezza. Se uno degli obiettivi, allora, Facebook può essere visto anche come ambiente in cui cercare di conseguire degli obiettivi di quelli ad esempio del primo tipo di cui ho parlato, cioè familiarizzare con i social network per imparare abilità e competenze legate a quelle modalità relazionali e quindi ad esempio scorporarla da un obiettivo didattico legato ad un contenuto disciplinare. Se invece l'obiettivo può essere finalizzato all'acquisizione di competenze di tipo disciplinare, che ne so ad esempio, nel piccolo esempio che ha proposto Manuela, l'interazione con quel ricercatore del CNR che ha fatto questo viaggio, questa spedizione nell'Antartide può essere poi uno spunto, ad esempio, per proporre un'attività didattica in classe o mista in classe o sul social network su quel tema. Lì è stata un'occasione che si è verificata in maniera quasi estemporanea. Però ad esempio l'esempio che appunto faceva Manuela è molto interessante perché dà secondo me l'idea di quello che io vi ho detto prima, cioè l'ampliamento dei confini, cioè in qualche misura non c'è più il confine netto tra
materiale anche a disposizione, il libro di testo, la dispensa, l'enciclopedia, per tirare fuori l'ebook oggi, per parlare eccetera, no? In cui, come dire, i contenuti sono certificati e codificati in un determinato modo. Ecco, un ambiente di quel tipo ti dà la possibilità proprio di ampliare e le competenze che tu puoi far entrare all'interno della classe, le esperienze e i contenuti, quindi anche le fonti informative. Io poi non sono insegnante, l'unica cosa è, diciamo, per l'utilizzo ad esempio di Facebook, sì. Voglio dire, un conto se viene utilizzato penso dall'insegnante, ma ad esempio per i ragazzi in teoria non potrebbero iscriversi, ora non so, l'età, 16 anni, 13, ah, 13. 13. Ah. Comunque sì, diciamo siamo giusto al limite, voglio dire, no, quindi dico c'è anche un aspetto dell'età, nel senso che tanti ragazzi sono iscritti già da qualche anno l'età è critico e nel senso che dice posso far tutto, tanto da un'età diversa è tutto consentito, voglio dire c'è anche un aspetto del dire no, non mi devo iscrivere perché poi che lo facciano è un altro conto, però anche di rispetto di regole, no? Nel senso che non vorrei che venissero suggerite dalla scuola dal dire di... Da noi in molti casi abbiamo il fenomeno invece in cui il genitore che fa iscrivere nel momento in cui ritiene che effettivamente è venuto il momento di accettare l'iscrizione del figlio, anche se non ha ancora 13 anni, però preferisce farlo iscrivere in una situazione di controllo e di collaborazione all'interno della famiglia piuttosto che rischiare che l'alunno lo faccia in totale solitudine perché i genitori lo impediscono, quindi sì. Cioè, infatti lì dobbiamo l'incontro tra le famiglie e la scuola. Noi potremmo dire denunciamo tutti quelli che sappiamo che sono iscritti a Facebook, in molti casi sono le famiglie che appunto accompagnano in questo processo. Ma io avevo letto un articolo negli Stati Uniti in cui deliberatamente genitori, cioè violando deliberatamente un regolamento che poi tra l'altro in America è anche molto forte, la legislazione sulla protezione dei minori, divieto di accesso a determinati servizi da parte dei minori eccetera, alcuni, come dire, ci sono frange della popolazione che ritengono che siano divieti troppo restrittivi e quindi deliberatamente decidono di violarli e quindi iscrivendo i loro figli chiaramente con l'accordo tre figli, anche per le motivazioni che dicevano a me, in qualche modo così io riesco a controllare cosa fa mio figlio, no? Io ho visto che cominciano a esserci anche delle, cioè proprio delle, dei decaloghi di regole che a volte i genitori pongono ai loro figli. Ok, ti faccio scrivere su Facebook, però mi devi dare l'amicizia, quindi io devo avere accesso a tutto quello che tu fai sul tuo profilo, quello che fai sul profilo dei tuoi amici e così via, questo per dire il più banale. Credo che vadano negoziate, così come ci deve essere una negoziazione all'interno della scuola, ci deve essere all'interno della famiglia e nella relazione famiglia-scuola. Perché la cosa che secondo me è affascinante, nello stesso tempo inquietante, è che non esistono regole che qualcun altro abbia già scritto per noi. E parlo anche di noi adulti, non solo dei ragazzi che hanno delle ingenuità relazionali, comportamentali, alcune delle quali appunto alcune delle quali le ricordavano bene. Non sono solo loro ad essere sprovveduti, spesso lo siamo anche noi. Pur con la consapevolezza di adulti, commettiamo delle grosse ingenuità. Io le vedo, le osservo da parte di miei coetanei o anche persone più grandi di me, che a volte fanno delle cose, parlo di Facebook, rispetto alle quali io rimango molto perplessa, perché dal mio punto di vista sono appunto dell'ingenuità. Allora, nel momento in cui non c'è nessuno che abbia, cioè voglio dire, un conto è il cellulare da un certo punto di vista o un computer, qualcun altro l'ha progettato, l'ha realizzato, l'ha programmato per noi. Forse l'esempio migliore è quello del computer, non tanto del cellulare, perché il cellulare serve per comunicare e quindi è già diverso. Un conto è il social network se non ci sei non esiste. Cioè il social network esiste nel momento in cui ci sono delle persone che lo popolano, che lo abitano, che postano dei contenuti, che commentano, che interagiscono. E siccome è una novità, come dire, assoluta nel panorama di quello che internet ci offre ormai da qualche tempo a questa parte,
Non esistono regole, non esistono indicazioni a cui possiamo in qualche misura riferirci per sapere che cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa è meglio, cosa è peggio. Cioè, lo impariamo veramente come quel bambino di quella foto, imparando a camminare cadendo e rialzandoci. Beh, spesso sì, è così, Sì, voglio dire, se tu leggi i Twitter che circolano in questi giorni o anche nei giorni scorsi, cioè che non sono dei ragazzi, o perlomeno si suppone che non siano, quindi non sono frutto dell'ingenuità, della incompetenza linguistica pragmatica, non c'è la regola scritta che certe cose sono offensive, ma certe cose sono offensive. Vabbè, quella è una regola trasversale. E ce ne sono molte di queste regole trasversali che però l'ambiente in qualche misura, rendendoti così facile il poter esercitare una trasgressione senza essere tu addirittura individuabile, rischia di amplificare in certe. Per cui secondo me, dato che faccio parte di quelli che pensano che le cose pericolose in rete sono anzi per la didattica pane, perché è l'unico modo per, come dire, davvero riuscire ad acquisire le abilità per fronteggiarle, guardarle in faccia, sporcarcisi le mani, quindi lungi da me dire che questo non significa ignorare quegli ambienti o stare lontano. Però per quanto le regole che Facebook mette, e che sono in gran parte inventate, perché 13 anni, 12, certo. 13 anni. No, ma perché la legislazione americana è 13 anni. Ho capito, sì, ma non sono i nostri. Sono come i copyright, che tu scarichi uno. Quindi quelle regole sono inventate, poi ce ne sono altre che fanno parte del vivere civile, che però rischiano di essere ignorate e addirittura amplificate all'incontrario, no? Che in alcuni ambienti vengono, voglio dire, in Twitter, se tu indichi un utente di Twitter come persona che sta facendo cose offensive, volgari, insultanti, se ti prendi questa briga di indicarlo, prima o poi sparisci nello spazio di poco tempo. In Facebook questo non... no. C'è la segnalazione, tu puoi segnalare, sì, però, un utente, motivando... Certo, ma non è così diretta. Perché si presterebbe, come dire, a delle ritorsioni o delle vendette personali. Tu puoi segnalare l'utente X in quanto adotta un comportamento sconveniente, magari solo perché è stato simpatico. Questo è un aspetto, però mi sembrava che anche rispetto alla domanda che faceva Paola prima, la tua risposta mi sembrava andasse, correggi se sbaglio, più o meno nella direzione di dire questo può essere una componente di un progetto. Come componente svolge queste funzioni, per esempio quelle che gli ha fatto svolgere Manuela, sì, di chiedere ad altri, che altrimenti... ed è in questo contesto di progetto che va pensato e meditato, mentre forse Paola, come me peraltro, si chiedeva come può essere un percorso didattico intero giocato su Facebook, che genere di percorso... Non lo so, io non... Dipende da quali sono le finalità o gli obiettivi. L'obiettivo è familiarizzare con un social network come Facebook, sì, ad esempio. No, proprio l'obiettivo, non collaterale. No, non l'obiettivo didattico, che ne so, facciamo, che ne so, l'analisi testuale di un articolo di giornale, no? Impariamo. Mi chiedo, Facebook è il posto adatto dove fare? Non lo so, io ti ho chiesto. Non lo so, è sempre per... Forse no. Nei casi di incompetenza pragmatica abbiamo preso dei thread da Facebook reali, quindi, e abbiamo chiesto agli studenti di analizzarli, però è un'attività che parte da Facebook ma poi sì, è all'interno della classe, non è dentro Facebook che cosa ci fa, cioè parto da lì ma un po' più chissà, storico. Forse sarebbe molto utile anche avere proprio delle, oltre a queste classificazioni di dimensioni eccetera, avere anche delle indicazioni di aree, di tipologie di obiettivi didattici, di categorie di attività didattiche a cui questi tipi di ambienti possono essere si prestano possono essere più funzionali e altri. Certo. Chi non c'è, insomma, sì, immagino. Sì, e quello didatticamente può essere un riferimento importante per un docente. Certo. Prossimo libro. Prossimo libro. C'era una domanda.
tempo? Sì. No, nel mio caso io uso un sacco di ambiente, space, quindi non dico se non è apocalittico, è integrato, diciamo. Però mi ha sorpreso nell'elenco diciamo, dei pro e dei contro il fatto che fosse tra i pro una specie di allargamento del tempo di apprendimento, del tempo, un allargamento che va fuori anche dal tempo della scuola e che potenzialmente si allarga senza limiti. Ecco, questo probabilmente qualcun altro ti avrebbe fatto questa domanda, cioè è veramente una cosa positiva non avere dei limiti, perché noi come lavoratori lo vediamo sulla nostra pelle che potenzialmente potremmo lavorare sempre e questo problema è un problema solo di noi insegnanti, perché comunque sia un problema ormai di tutti coloro che lavorano ad un certo livello, che sono sempre collegati e li viene chiesto sempre di più, magari anche dando degli strumenti proprio per aumentare la loro disponibilità a lavorare continuamente. Ecco, mi chiedo se questo problema magari un pochino più filosofico, diciamo, sul tempo dei ragazzi che non hanno più un tempo delimitato in cui non c'è scuola, in cui giocano, in cui hanno delle relazioni reali non virtuali, sia veramente da considerare tra i punti positivi. Guarda, io credo che i ragazzi ti potrebbero rispondere che non lo è, non è una cosa positiva. Perché in alcune esperienze a cui ho partecipato direttamente, che non erano attività didattiche, erano delle attività molto blande legate alla scuola, ma non erano riferite a una materia, una disciplina in particolare. Però la consegna era che se ne occupassero, la facessero, svolgessero questa attività quando volevano loro, non c'era una scadenza dei tempi, eccetera, chiaramente non potevano farlo da scuola perché dovevano farlo dentro Facebook. E beh, c'è stata praticamente una sorta di levata di scudi dei ragazzi, sto parlando di ragazzi della scuola superiore, che appunto gli dicevano, ma no, ma io faccio le mie 5 ore a scuola, poi vado a casa, mi collego su Facebook, non ho voglia di stare a pensare a cose di scuola, voglio cazzeggiare, passatemi in termini, con i miei amici, occuparmi di cose leggere, non voglio dovermi occupare anche, continuare a pensare anche a cose che riguardino la scuola. In quel caso non c'erano insegnanti coinvolti, era un gruppo che doveva, nelle nostre intenzioni, essere autogestito da loro, monitorato da noi, da me e un'altra collega, però in cui non era prevista la presenza di insegnanti. Beh, la cosa non ha funzionato, principalmente per questo motivo, ci sono anche altre motivazioni, non è l'unica, però abbiamo riscontrato una resistenza molto grossa da questo punto di vista. Cioè, guardate che sono i ragazzi primi a dire, noi vogliamo il tempo della scuola, dello studio, e il tempo dello svago e di tutto il resto. Sanità. Ecco, non lo so, io non sono per, come dire, aboliamo i confini di tutto, allarghiamoli sì però, cioè io credo che comunque confinare l'apprendimento nelle 5 ore in cui i ragazzi stanno a scuola o quando fanno i compiti a casa nel pomeriggio sia, come dire, un modello abbastanza che forse andrebbe rivisto. Mi rendo conto che dal punto di vista dell'insegnante comporta un carico di lavoro, di investimento, anche in termini temporali di gran lunga maggiore, però forse si può rivedere anche quello che si fa a scuola, non lo so, adesso non voglio buttare una bomba alle 6:30 quando ce ne stiamo per andare via, però si comincia a parlare di flipped classroom, si stanno facendo delle sperimentazioni un po' anche per rivedere quelli che sono anche i confini temporali, oltre che concettuali, di quello che può offrire la scuola e di quello che si può fare anche nel resto degli ambienti, inclusi anche social network. Cioè, io non ho le risposte chiaramente da questo punto di vista, credo che nessuno ce le abbia in questo momento, però credo che valga la pena rifletterci. Possiamo chiudere perché... Questionario? Sì, ma non so per essere qualcosa che... Va bene, grazie a voi. Grazie Stefania. Grazie.